Centinaia di persone hanno sfilato contro il terrorismo ieri sera a Padova. Il sindaco Bitonci, dopo il vertice in prefettura, annuncia aumenteranno i controlli. Dai proclami elettorali con le ruspe alle case popolari per i Rom di Via Bassette, i consiglieri comunali del PD attaccano il sindaco sullo sgombero dell'area abusiva. Trattori in piazza, è iniziata la protesta degli allevatori, le industrie pagano poco il nostro latte, così le aziende chiudono. Fuori controllo dopo la lite con la moglie, esce in giardino e spara in aria. Lei lo disarma, chiama i carabinieri, denunciato un 65enne di Selvazzano. Da Villafranca a Padova, passando per Limena, la notte di furti e spaccati in provincia, prese di mira tabaccherie e aziende. Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle contro, l'azienda zero, nemmeno la maggioranza ha capito cos'è. Commissione ancora rinviata. Cambia il regolamento comunale dei cimiteri, l'assessore Grigoletto vieta i luoghi della memoria dove si paga per seppellire i propri cari. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Dunque, torniamo a ieri sera, la fiaccolata, la doppia fiaccolata per le vie del centro della città in solidarietà al popolo francese. È stata l'occasione per parlare ovviamente ancora una volta dell'allerta sicurezza a Padova. Vediamo. Le fasce tricolori di molti sindaci ieri sera hanno sfilato per le strade di Padova in silenzio con le torce in mano per respingere il terrorismo e la paura che gli attacchi di Parigi hanno cercato di seminare nelle vite dei cittadini europei. Capofila della manifestazione, che ha riunito oltre 400 persone a Padova, il sindaco Massimo Bitonci. Vicino a lui anche Int Talibi, giovane esponente della comunità islamica, e altri giovani musulmani che hanno sfilato con un cartello che riportava un verso del Corano: chiunque uccide un uomo è come se avesse ucciso l'intera umanità. Proprio ieri sera il sindaco Bitonci aveva partecipato alla riunione del COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato d'urgenza in prefettura dopo gli attentati di Parigi. Il prefetto Patrizia Impresa ha chiesto la collaborazione di tutte le forze dell'ordine. C'è un maggiore ovviamente livello di attenzione dovuti ai fatti che sono corsi in Francia qualche giorno fa, e questo è ormai chiaro. È evidente, ma dico ciò che è noto, che anche Padova, a Padova si viene rafforzato il sistema dei controlli. Il Comune di Padova parteciperà insieme alla Polizia e ai Carabinieri al rafforzamento di questi controlli in tutti quanti i siti sensibili. L'attenzione massima a partire dall'8 dicembre, data d'inizio del Giubileo straordinario della Misericordia. Gli occhi sono puntati sulla Basilica del Santo, luogo simbolo della cristianità che accoglierà migliaia di pellegrini. Difficile controllare tutti gli accessi e quindi sta prendendo piede l'ipotesi di entrata in Basilica attraverso un percorso prestabilito, incolonnando i fedeli come negli aeroporti. E siete in tantissime a esprimere la vostra idea in questi giorni sul quesito del TG Linea Aperta. Eccolo qua: attentati a Parigi, Padova a rischio per il Giubileo. Dite la vostra con un sms al 345-85-66847, una mail a padova@reteveneta.it. Come sempre li potete leggere al termine delle edizioni dei nostri telegiornali. Dalle ruspe alle case popolari, il PD è felice per il cambio di linea del sindaco Bitonci, che pare adesso voglia dare in emergenza abitativa alcune case appunto alle famiglie numerose di via Bassette, e registra questo cambio ma chiede di essere coinvolto. Vediamo. Le ruspe potrebbero arrivare sì in via Bassette, ma solo dopo che il clan Seferovic con i minori al seguito si sarà sistemato in alcuni appartamenti in città. Per di più pare abitazioni popolari messe a disposizione dalla giunta Bitonci in emergenza abitativa previo pagamento di un canone d'affitto. È un controsenso rispetto all'atteggiamento del sindaco, che fa dei grandi proclami per fare propaganda e poi si scontra con l'esigenza di gestire questi fenomeni in maniera non semplice. Sbatte la testa sui suoi stessi proclami. Famiglie talmente numerose, quelle di via Bassette, che potrebbe essere necessaria addirittura l'individuazione di case in campagna con terreni annessi. Parliamone in consiglio, è l'appello del PD, così anche l'opposizione potrà dare il proprio contributo alla discussione. Un cambio di rotta molto netto rispetto alle sue dichiarazioni di inizio legislatura
nel momento in cui in maniera anche becera parlava di ruspa, eccetera. Ci fa anche piacere che si sia ravveduto. L'indiscrezione emersa nel Consiglio Comunale di ieri sera trova conferma nel piano che il Comune starebbe approntando con gli assessori al patrimonio, alla sicurezza e la neo responsabile del sociale, Sodero. Sembrava molto imbarazzata, non ha smentito perché evidentemente è tutto vero, insomma, stanno facendo questa operazione, non capisco perché senza discuterne in commissione consiliare competente. Ha detto che mi risponderà per iscritto in maniera evasiva. Costi del latte troppo irrisori e così oggi la sfilata di trattori e la protesta degli allevatori padovani in città. I motori roboanti dei trattori hanno fatto da colonna sonora la protesta degli allevatori che questa mattina si sono riversati lungo le strade del centro di Padova in corteo dalla stazione a Piazza Garibaldi per protestare contro la grande industria che paga i produttori di latte con prezzi ben al di sotto dei costi di produzione. Nell'ultimo tavolo con il Ministero lo scorso 12 novembre erano stati offerti ai lavoratori 35 centesimi al litro, una miseria, dicono gli allevatori, visto che i costi di produzione si aggirano tra i 40 e i 42 centesimi. Quella di Padova è stato solo l'inizio di una serie di manifestazioni organizzate da CIE e Confagricoltura. Gli ultimi 10 anni sono ridotte di 11.000 le aziende agricole, oggi delle 11.000 aziende agricole che producono latte, oggi ci attestiamo a 3.900 aziende che producono latte contro qualche migliaio di qualche anno fa. La protesta si potrebbe allargare anche ad altre province venete. Nella nostra regione infatti le stalle sono 3.500 e producono 10 milioni di quintali di latte all'anno. La mia preoccupazione primaria è quella che non riapriranno più e quindi le produzioni verranno solo dall'estero, ma dobbiamo pensare bene che il prodotto italiano è solo prodotto italiano, rispetta la qualità, le normative e quindi sicuramente deve avere il suo valore. Alla manifestazione hanno preso parte anche gli esponenti della politica regionale come il consigliere del PD Piero Ruzzante e l'assessore all'agricoltura Giuseppe Panna, che si è impegnato a portare avanti un confronto con il governo a sostegno delle aziende agricole per la riduzione dei costi fissi. Più spesso io ho sollecitato il ministro dell'agricoltura Martina di intervenire e non è più possibile mantenere ai nostri agricoltori questi tipi di accise sul gasolio oppure questa tassazione che le sta uccidendo. Non riusciva ad avere ragione nella discussione con la moglie, così ha sparato per fortuna in aria, gran paura ieri, vediamo. Spari per sfogare la rabbia dopo un litigio violento con la moglie che a suo dire gli aveva fatto perdere la pazienza. Un gesto fuori controllo costato la denuncia ad un 65enne di Selvazzano. L'uomo ieri sera, dopo un acceso diverbio con la moglie, una 59enne moldava, ha estratto la pistola Beretta ed è uscito in giardino esplodendo alcuni colpi. La donna, nonostante il marito fosse fuori di sé, è riuscita a disarmarlo e poi con la pistola è corsa ad avvertire i vigili e i carabinieri che sono subito andati a casa per bloccare l'uomo che deteneva regolarmente anche un fucile da caccia. Entrambe le armi sono state sequestrate mentre il 65enne è stato denunciato per esplosioni pericolose. Spari e Cazzotti invece a Mortise per una constatazione tutt'altro che amichevole dopo un incidente stradale avvenuto qualche mese prima. Il figlio di una delle due persone coinvolte non è esitato a prendere a pugni, minacciare con un martello e poi a sparare con una pistola a salve contro un rumeno che aveva avuto un incidente con la madre pochi mesi fa. Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dall'uomo ferito. Il giovane invece che ha sparato è stato denunciato per lesioni e minacce. Una spaccata nella notte alla tabaccheria Take It Easy di Villa Franca Padovana in via Firenze. I ladri, dopo aver sfondato la vetrina con un tombino, sono riusciti a portare via alcune slot machine e il denaro al loro interno. Dopo il colpo si sono dati alla fuga. Sul posto i carabinieri, un colpo simile ma non riuscito invece a Padova, sempre in un bar tabaccheria di via Sakharov, vetrina sfondata con un tombino, ma i ladri sono rimasti a mani vuote perché non sono riusciti a scardinare i cambio moneta legati alle pareti. Tentato furto anche in un'auto rimessa a Limena, i malviventi stavano cercando di rubare un mezzo ma sono stati disturbati dall'allarme. Nella fuga hanno danneggiato 6 auto in riparazione. Poi sentite questa, la lite per una bici rubata davanti all'ex caserma Prandina. Il derubato è un giovane mediatore culturale del Mali che ieri pomeriggio aveva lasciato la bici in una rastrelliera di Corso Milano. Non trovandola più si è messo a cercarla fino a quando ha visto un giovane padovano in sella alla sua 2 ruote proprio in via Orsini. La polizia che stava passando lì per i controlli alla Prandina ha notato il diverbio tra i due giovani e dopo aver ricostruito l'accaduto ha denunciato il padovano già noto per furti di biciclette. Adesso i sindacati che dicono no a questa riforma sanitaria studiata dalla Giunta Zaia.
posizione assolutamente contraria. Non si fa una riforma lasciando senza controllo democratico a tre persone 8 miliardi e mezzo di budget. Riteniamo che a questo punto la regione non avrebbe più senso di esistere se avvenisse questa riforma, quindi la rigettiamo in toto. Crediamo che una seria riforma del sistema sociosanitario deve essere fatta col tempo e in modi giusti e non in questa maniera. Non piace ai sindacati di base la riforma della sanità che la regione sta mettendo in atto. È un no secco quello dell'USB. La riduzione delle ULS è necessaria, ma la divisione meramente geografica non può essere la via da percorrere. Bisogna ascoltare le esigenze dei cittadini, dicono, e dividere le ULS non su base territoriale, ma su principi scientifici legati alle esigenze della medicina. Si possono fare degli studi approfonditi sui bisogni delle persone e quindi si capirebbe che le USL ne basterebbero 10-12, non più su divisione geografica ma su divisione di bisogni. Un esempio, Cittadella è più vicina ai bisogni e ai flussi a Bassano. Un picchetto questa mattina davanti all'ospedale per presentare lo sciopero della sanità di venerdì prossimo, che vedrà i sindacati di base scendere in piazza in tre manifestazioni a Roma, Napoli e Milano. Uno sciopero perché i dipendenti pubblici da sei anni sono senza contratto e questo incide sul loro reddito, ma incide anche sul servizio perché stanno smantellando i servizi pubblici, quindi per il contratto e per la difesa dello Stato sociale e del welfare. E intanto in regione a Palazzo Ferrofini, commissione proprio sul tema della sanità convocata e subito sciolta per la seconda volta, l'attacco dell'ex candidato governatore del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. Una riforma, quella dell'azienda zero, proposta dalla maggioranza, che la maggioranza stessa si è autoaffondata in commissione. Come? Per la mancata capacità, per l'inefficienza completa dei suoi componenti. Per la seconda settimana di fila abbiamo chiesto l'analisi del provvedimento e l'articolo 1, il primo articolo di legge, era sbagliato settimana scorsa e ci hanno mandato tutti a casa. L'hanno riletto questa settimana e ci hanno rimandato tutti a casa perché era di nuovo sbagliato. E qui passano settimane su settimane, vengono messi in gioco 8 miliardi e mezzo di euro dei nostri soldi, viene messa in gioco con la nostra salute e siamo di fronte a persone che non sono nemmeno in grado di leggere le carte che loro stessi avrebbero dovuto scrivere. Addio ai cimiteri privati, il nuovo regolamento dell'amministrazione seppellisce i luoghi della memoria. Articolo 52, la modifica forse più eclatante per il nuovo regolamento dei servizi cimiteriali in città. La nuova versione recita così: non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare a terzi la conservazione di un'urna cineraria, anche se espressa volontà del defunto. No, non si può fare a meno che non sia un parente in linea retta, quindi si vuole un attimino dare una regolamentazione perché non ci siano delle società o azioni che possono in qualche modo avere scopo di lucro. Tradotto, traslato, anzi in comune vulgata, ad essere sepolta per sempre l'attività commerciale di un'impresa che negli ultimi tempi aveva inaugurato due luoghi della memoria, a Laguizza e a Mortise, dove è possibile, previo pagamento di un canone, custodire le ceneri dei propri cari. Non possono essere tenute al di fuori dei posti prestabiliti dal regolamento che abbiamo provato oggi, che sono i cimiteri del Comune di Padova, ovvero la detenzione da parte di persone in linea retta di parentela con il decuius. Colpisce come anche il nuovo regolamento non tenga conto del periodo economico funereo. Nessuna rateizzazione infatti per le tariffe, anche se è vero che la sostituzione della foto del caro estinto dovesse rovinarsi negli anni, non avrà più alcun costo. Siamo alla programmazione per questa sera. Terroristi dell'ISIS con passaporti falsi che si spacciano per profughi. È la sconvolgente novità nelle inchieste sugli uomini che hanno compiuto il massacro di Parigi. Se ne parlerà questa sera a Focus, in studio con il direttore Bacialli alle 21.05. Gli ospiti Roberto Ciambetti, Stefano Casali, Annalisa Rampin, Mauro Armelao, Dio ti salvi Perin, Fausto Fanelli, Ivan Palasgo e Said Chaibi. Come sempre aspettiamo i vostri SMS. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per averci seguito, buona serata.